Boom boom Rossini. Cosa dovrò mai rispondere? Cos'è il mio nome, il mio nom de plume? Di che? Ah, mamma mia, Perle e i Porci. Cari amici, ben ritrovati. Io sono Perle. Io sono Porci. Ben ritrovati a Tu e Proust, la trasmissione di Icaro che parla di libri. Ma anche di tanto altro. E anche di tanto altro. Soprattutto lo fa con questo tono estremamente amichevole, colloquiale. Come... Serio, anche un po' serioso. Ogni tanto sì, perché i libri sono tutto questo, no? Sono vicini, ma anche un po' alteri, no? Hanno questa doppia natura, a seconda che siano aperti. Un po' come lei, ha una doppia natura. Un po' come me. E cosa facciamo in questa trasmissione? L'avrete capito, parliamo di libri. Ne proponiamo una testa, ma oggi no. Ogni tanto. Oggi no. È una di quelle giornate, di quelle puntate in cui noi non facciamo nulla. Cosa che a lei piace molto, Polazzi, e che fa molto spesso. Io sono conduttore, non dovrei affaticarmi. Certo, conduca allora l'elettricità, soprattutto attraverso il suo corpo. Noi lasciamo la parola a Elena Giulianelli, la nostra libraia preferita, anche la vostra libraia preferita. Ovviamente è l'unica, però. Però è anche preferita, che ci parla di libri meglio di come lo faremo noi. Sentiamola. Ma ciao, eccomi qua, la libraia del vostro cuore. Lo so, sembra che mi sia appena alzata dal letto, ma non è così. In realtà ho... non so, io sono acquario e quindi ho... credo di avere oggi numerosi pianeti retrogradi e dovevo farmi la doccia, non l'ho fatta, quindi ho i capelli sporchi. E dovevo andare a correre, non ci sono andata perché dovevo fare le pulizie, ho fatto le pulizie e quindi voi direte, ma non è questione di segni, è questione di scelte. Sì, ma non se n'è incanalata una, cioè non veramente, dovevo fare tante cose e non ho fatto una minchia se non le pulizie. E quindi così, mi prendete così un po' retrograda, come dire. Però ho, a mia discolpa, ho dei libri che, insomma, bababam, bellissimi. E, insomma, in realtà, quando mai vi ho consigliato libri brutti? Cioè, vi sfido, date pure il mio numero al pubblico, il mio numero di telefono, e chi mi chiami, chi non è stato soddisfatto delle mie scelte, cioè, soddisfatti o rimborsati, non so. Cioè, non c'ho un euro, quindi cacchi vostri, soddisfatti e o non rimborsati, ecco. E, detto ciò, veniamo al primo libro. Il primo libro, ragazzi, è uscito a fine gennaio, quindi sì, freschissimo di stampa. Ecco quello che ho trovato sul web. Cos'è che vuole? No, non voglio niente, c'ho Siri qua dell'orologio che mi parla, mi dice cose che ha trovato sul web. No, ma io devo parlare. Dicevo, il primo libro è un libro uscito il 31 gennaio, per Feltrinelli, Mi limitavo ad amare te, Rossella Postorino. Lei è quella delle saggiatrici, non so se vi ricordate, ha vinto il Campiello con appunto con le saggiatrici, sempre edito per Feltrinelli, è uscito adesso il suo libro nuovo. E ragazze e ragazzi, parliamo un po' a tutti, è già candidato allo Strega, nel senso che sarà nei 35 della rosa presentata dello Strega. Un libro potente, questa è la parola che più si addice a queste parole. Parole potenti. Allora, siamo il libro è ambientato nel 92, però vi faccio un po' di flashback. Allora, siamo nel 2019, lei, Rossella Postorino, legge un articolo su un fatto realmente accaduto di questi ragazzini che durante la guerra nell'ex Jugoslavia vengono caricati su un pullman e portati in Italia. Lei allora cosa fa? C'è la pandemia, inizia a fare un file sul computer dove unisce dei pezzi, delle idee, delle cose. Questo file sul suo computer si chiamava Figli. Inizia a scrivere il libro. Allora, nel libro troviamo appunto i protagonisti di questo articolo, che sono appunto anche i protagonisti del libro. Nada,
Omar e Danilo. Nel 92 sono dei bambini. Per salvarli dalla guerra i genitori vengono, siamo a Sarajevo, i genitori li affidano a un istituto. Questo istituto, con tutta la buona volontà, la guerra si protrae per anni, decide di portarli in Italia e incomincia così questo, li caricano su un pullman, li portano in Italia e comincia così questo andirivieni tra adozioni, affidi e ricerche delle proprie origini. I genitori nel frattempo, la guerra è finita, iniziano a ricercare i figli nel frattempo crescono, uno di loro ha un fratello, vuole incontrare il fratello e il filo conduttore, due di loro si innamorano, il filo conduttore di tutto il libro è l'amore. L'amore in tutte le sue forme, l'amore genitoriale, l'amore per un partner, l'amore per se stessi, l'amore. E soprattutto anche una domanda. Se noi abbiamo avuto una ferita nell'infanzia, una ferita appunto legata anche all'amore, che può essere stati l'essere stati amati male, l'essere stati amati poco, o nel loro caso anche inconsapevolmente, cioè da genitori che hanno dovuto fare scelte che magari potevano sembrare di poco amore, ma erano dettate da tanto amore e soprattutto dal salvarsi, ecco. Dal salvarli. E quindi se abbiamo avuto questa ferita nell'infanzia, anche questo trauma, riusciamo comunque ad avere un'età adulta serena? Ecco, questo è il libro. Rossella Postorino, Mi limitavo ad amare te, Feltrinelli, 19 euro. Ma veniamo a un altro, a un filo conduttore. Mi limitavo ad amare te è il è una frase che lei ha trovato in una poesia appunto di un poeta di Sarajevo, lui. Adesso come si pronuncia? Izzet Sarajlić. Chi ha fatto il turno di notte è la raccolta di poesie. Allora, la raccolta di poesie è una... non solo tutte le sue poesie, questa qui è una raccolta con testi, con poesie scelte dall'editore. Ha un filo cronologico, ma anche un filo estetico. La prefazione è di Harry De Luca e chi ha fatto il turno di notte significa... chi ha fatto il turno di notte... dice chi ha fatto il turno di notte per impedire l'arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti. Anche questa è una piccolissima Einaudi che vi consiglio, veramente particolare. Non so in tanti se avete letto in tanti le poesie di questo autore grandioso, comunque ve lo consiglio. Infine, uno dei miei editori di saggistica preferiti è Piano B. Lui il titolo. A voi, a lui il libro e a voi la lettura del titolo. No, è Backfeifengesicht, che significa sostanzialmente hai proprio una bella faccia da schiaffi. Allora, che cos'è questa? È una raccolta di parole. È una raccolta di più di 700 parole intraducibili, Wabi Sabi, capito, per intenderci, o la tertulia, o l'imbarazzo dell'after clap. È un glossario che ci farà comprendere quanto in realtà le lingue siano sfaccettate. Fa molto ridere ed è una cosa particolarina, non so, per dire, il ciringhito, no? Quello che noi chiamiamo chiosco, costruito in modo molto spartano e con un tetto di paglia per la vendita di bibite e di cibo, diffuso un tempo sulle spiagge spagnole, oppure Cubania, quel mix ineguagliabile di musica, clima tropicale, santeria e rum che plasma l'anima cubana.
vedere, non so, ammunia, l'ammunia in napoletano, fare ammunia, ovvero simulare di essere molto indaffarato. Il Kitsuroi, che è la bellezza del vaso rotto. I Geschmackswirrung, lo smarrimento del gusto, quando una persona generalmente dotata di buon gusto esce di casa vestita in un'improbabile combinazione di colori. Ecco, questo qua è il titolo. Questo è il libro, piano B, 15 euro. Io vi ringrazio, alla prossima! E questa era la nostra Elena Giulianelli, sempre puntuale, precisa, carichissima. E visto che facciamo, non si fa normalmente in TV, non si dicono mai nomi, marche, ma noi lo facciamo, tanto non prendiamo soldi da nessuno. No, e vorremmo prenderli invece da tutti. Assolutamente, lascia lei il suo IBAN. Sì. Lo mettiamo adesso in sovrimpressione. La nostra Elena Giulianelli, libraia della Feltrinelli di Rimini, e questa settimana guardiamo proprio la classifica dei libri più venduti da Feltrinelli. Così cambiamo un Sole 24 ore. Al decimo posto, se non sbaglio, c'è un libro di cui Elena ci aveva parlato non questa volta, ma la volta precedente. Esatto. La vita intima di Niccolò Ammaniti. Libro che secondo Elena io non ho ancora letto, molto molto bello. Al nono posto ritroviamo ancora il Principe Harry, che però nelle classifiche solitamente che leggiamo dal Sole 24 Ore è in testa. Esatto. Quindi qua almeno cala. Esatto. Anche se sale di una posizione rispetto alla settimana precedente. Amici, impegniamoci, buttiamolo fuori dalla classifica perché non ne possiamo più. Qua un libro di cui abbiamo parlato anche nella stagione scorsa, se non sbaglio, una delle ultime puntate, perché è uscito nei primi mesi dell'estate, se non sbaglio. La mascella di Caino, il puzzle letterario più diabolico del mondo. Ricordiamo, questa non è un libro nuovo, è la ristampa di un vecchio libro degli anni 30. Mi pare degli anni 30. Sì. Collegato a un concorso adesso scaduto, ricordandomi le date, perché questo è il famoso libro dove ogni pagina raccontava, nell'insieme il libro racconta la storia, ci sono dei delitti e quant'altro, ma le pagine non sono in ordine, quindi vanno ritagliate e messe nell'ordine giusto. Se si indovina l'ordine giusto, ecco che si ha il vero e proprio libro. La storia. Però non è detto che sia l'unico ordine con un senso. E questo rende la cosa ancora più complicata. Insomma, un bel gioco oltre che una lettura. Un gioco a jouer. Al settimo posto, Kawamura Genki, Se i gatti scomparissero dal mondo. Un libro di cui, devo dire, non conosco niente, ma sembra molto molto interessante. Tanto è in Audi 2020, vero? Quindi non è neanche recentissimo. Però se ne sente parlare da poco, quindi deve essere in qualche modo rientrato. Saliamo al posto numero 6, in salita di due posizioni questa settimana, Fabbricante di lacrime. È il libro di Erin Doom, l'abbiamo trovato altre anche volte nelle classifiche. Al quinto posto, invece, un libro, un evergreen, Follia di Patrick McGrath, un libro appunto che piace molto e ritroviamo spesso citato. E poi abbiamo invece veramente una edizione 2023 in questo caso, se il romanzo non è propriamente del 2023, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, al quarto posto, tra l'altro in discesa di due posizioni, quindi vuol dire che era più su in classifica. Un bellissimo romanzo di fantascienza, se non l'avete ancora letto approfittate di questa nuova edizione perché merita tantissimo. Al terzo posto, Better, Dannazione di Kerry Lighton. Credo sia una serie. Sì, può essere, sembra una cosa un po' produttiva. Anche questo è recente, Magazzini Salani, edizione 2023. Anche questo al secondo posto lo avevamo già trovato, Dammi mille baci. Come lo dice bene. Penso che a casa in tanti si stiano già strappando le vesti. Di Tilly Cole. E al primo posto, Un giorno questo dolore, cioè di condurre una trasmissione insieme a me, ti sarà utile. Di Peter Cameron, tra l'altro autore di cui proprio la puntata scorsa ho presentato Cose che succedono la notte, come vi accennavo, un autore molto prolifico che scrive tanto. Edizione 2010 a Delphi. Esatto, che è in prima posizione nella classifica dei libri più venduti della Feltrinelli. Io direi che questa settimana abbiamo raggiunto il picco di serietà e di professionalità. Quindi possiamo salutare come si farebbe in una trasmissione seria e professionale. Ah, non bilanciamo, facciamo magari delle boccacce. No, noi non facciamo un gioco a jouer dei libri. Non sfogliare, facciamo queste cose. Così. Beh, allora faccia seriamente lei, io non me la sento di fare le cose troppo serie. Chiudiamo anche questa puntata con Tuio e Proust. Oggi vi abbiamo proposto tanti libri e anche una interessante classifica. Ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana. Mm-hmm.